Anche quest'anno si rinnova ad Ispica la tradizione del presepe vivente, ambientato nella cornice rupestre del Parco Forza, tra i tornanti di Contrada Barriera, lungo un percorso di oltre 800 metri. Ha fatto rivivere e riscoprire gli antichi mestieri, i costumi d'epoca e le scene di vita quotidiana del passato. Oltre 40 i mestieri rivissuti e più di 100 figuranti di ogni età. Contadini, pastori, ricamatrici, falegnami, carpentieri, massai e tanti altri personaggi della tradizione siciliana, oltre ad una compagnia teatrale che ha intrattenuto gli ospiti recitando dal vivo racconti natalizi. Un grande successo testimoniato anche dalle migliaia di presenze registrate in queste due giornate, e di questo ne è soddisfatto il primo cittadino, Piero Rustico. Stasera qui, oltre al fascino di ogni presepe vivente, si aggiunge anche una suggestione e un orgoglio. Una suggestione per questo scenario, questo luogo di incomparabile bellezza qual è quello dei tornanti della barriera, e di orgoglio per l'intera collettività cittadina che è protagonista con i suoi anziani, con i suoi giovani, con l'intera città. Un'atmosfera di grande suggestione per lo scenario di incomparabile bellezza in cui si svolge e che riesce a coinvolgere tutti. Bellissimo. Come lo sto trovando? Buono. Bello, più bello rispetto agli altri anni? No, questo è il primo anno che lo vedo. Comunque è bello. Beh, è bellissimo, io le prime volte che sono qua, mi è troppo bellissimo. Si dovrebbe vivere di nuovo così. Sì, le piace? Sì, sì, a me mi piace, a mia figlia pure ci piace tanto. È stato riprodotto tutto nei dettagli? Sì, sì, finora abbiamo visto tutto. Tanto il lavoro per riuscire a ricostruire il tutto nei minimi dettagli, ma alla fine l'obiettivo è stato centrato, così come sottolinea l'assessore allo spettacolo, Luigi Ruffino. È il secondo anno che ripetiamo il presepe vivente in questa location, che è unica al mondo secondo me. È naturale, è bella, c'è tanto impegno e tanto lavoro da parte dei ragazzi, da parte nostra, di tutta l'amministrazione, dei consiglieri, che abbiamo voluto fortemente che il presepe si ripetesse in maniera ancora più bella e più completa. Continuo è stato in questi due giorni il flusso di gente che ha visitato il presepe vivente grazie anche all'efficienza del servizio di bus navetta che da Piazza Regina Margherita ha condotto i visitatori al presepe. Anche domani sarà possibile visitarlo dalle 17 alle 22.